Gloria a Dio, buongiorno e buon inizio di settimana, buon lunedì. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Spero che avete passato una fine settimana bellissima. Scriviamo il messaggio di oggi. Intanto mettiamo le foto così si carica. Gloria al Signore, alleluia. Alleluia. Santo, santo sei, Signore, Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Grazie, Padre, per come tu ci stai benedicendo. Alleluia. Inizio settimana santa. Perché santa? Perché Gesù vive nei nostri cuori. Alleluia. Amen. Vi avviso che ieri ho mandato un video in diretta ed è questo qua. Al Dio sconosciuto, non sapendo chi era. Non conoscendo chi era, ma alcuni si sono salvati da una colpa neutrale, né dentro né fuori. Non erano né pesce né carne. Però Paolo
comando delle cave e parlare insieme a Denise. Ho tolto l'audio del video. Ora, mentre il Signore sta facendo il resto della benedizione, noi vogliamo ringraziarvi. Se siete disponibili, chiudete gli occhi e chinate il capo. Con il capo chino, per il motivo che diamo reverenza e diamo rispetto al Signore per ciò che Lui sta facendo e fa per noi. A Dio sia l'onore e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare per questo nuovo giorno, per questa nuova settimana santa. Ho scritto santa stamattina perché mi sento nel cuore di santificare questa settimana a te. Io personalmente spero che anche i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, se ne abbia ancora qualcuno, possa dichiarare anche questo, di santificare a te questi giorni della settimana in amore, in lode, in preghiera, in santità. Soprattutto purificarsi da ogni intemperie, da ogni esclusione, da ogni problema, di astenersi di alcune cose che potrebbero danneggiare la purezza di noi stessi avvicinandoci a Dio. Gloria a te, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Dio d'amore, per questa sensazione di purezza che tu ci doni. Continua a benedirci. Soprattutto, Signore, ti vogliamo presentare tutte le nostre famiglie intere. Sì, Signore. Ogni famiglia completa davanti a te, davanti al tuo trono di grazia, davanti al tuo cospetto, per essere purificata, lavata e rivestita con una veste candida di lino fino bianco. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Grazie, papà. Grazie. Ti vogliamo ancora dire grazie per tutte le persone che ti abbiamo presentato in questi lunghi anni in preghiera, che tu l'hai ascoltato e le hai benedette. Continua a benedire ancora tutti gli ammalati, i carcerati, le vedove, gli anziani, i senza tetto, i bambini, gli orfani, i profughi, ancora il terzo mondo, Signore, i paesi sottosviluppati. Benedici ancora la pace nel mondo, che possa trionfare la pace in tutto l'universo, che non ci siano più guerriglie, né distorsioni, né difficoltà, che la pace possa trionfare in tutto l'universo. Grazie, Padre, grazie, Dio d'amore, per questa sensazione che tu ci doni questa settimana santa che abbiamo dedicato a te con tutto l'amore in Cristo Gesù. Grazie, Padre. Ti lodo e ti ringrazio. Per ultimo, Signore, vogliamo presentare noi stessi a te.
ti chiediamo, Padre, nuove unzioni, Signore. Rivestici con il tuo Spirito Santo, Signore. Ancora ricolma la nostra mente, il nostro corpo e dacci, Signore, ciò che veramente abbiamo bisogno per illuminarci della tua santità, del tuo santo amore, per dimostrare a tutto l'universo. Grazie, Papà. Lode, alleluia a te, Padre. Grazie. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Amen, Padre. Alleluia. Gloria a te, Padre. Mie cari, nella grazia, potete aprire gli occhi e potete tranquillamente ritornare al vostro lavoro, al vostro da fare. Ma vi ricordo che quest'oggi è dedicato al Signore. Tutta questa settimana santa, che possa la nostra mente, il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra anima, alleviare ogni difficoltà, ogni malattia, scompaia da noi. Questo è il sentimento di questa notte che il Signore mi ha messo nel cuore e nell'anima. Alleluia. Gloria a te, Papà. Gloria a te. Amen. Mi crede nella grazia, questo è il messaggio che ho lanciato stamattina. Buongiorno e buon inizio di settimana santa, perché è santa, perché Gesù vive nei nostri cuori. Alleluia. Amen. Ci sono due video, come ben vedete, vedete, uno è questo, lo potete digitare, è un GIF meraviglioso che vi lascerà a bocca aperta. Più che altro sono cose che vi gratificheranno nell'amore del Signore a tutti. Grazie, Papà, per questo grande amore che tu nutri per me e per tutto il mondo.
ti lodo e ti ringrazio nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Continua a benedirci tutti quanti e donarci quella gioia, quell'amore che in Cristo Gesù che veramente tu desideri donarci. Alleluia. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro amore, tu sei tutto. Grazie. Alleluia. Questo è l'altro. Quindi, preghiera per tutti nel mondo che possono trovare il giusto rendimento di un'intesa con il Signore. E questa la gloria va a Dio e a Gesù. Santo, santo sei. Alleluia. Meraviglioso sei, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Signore, fai scendere il tuo Spirito Santo e toccaci. Gesù, la storia più bella che ci sia, Dio ti ama. L'amico mio, Gesù, è importante. L'unica medicina per l'anima, Gesù, la sapienza di Dio. Gloria a te, Signore, alleluia. Santo sei, Signore. Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, nell'alto dei cieli. Vi saluto nella pace del Signore, come faccio sempre, vi stringo a me e vi do un bacio doppio a tutti quanti, con l'amore di Gesù. Dio volendo, a più tardi, nella pausa, ci sentiremo. Pace del Signore. Amen.